Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi ritrovo qui presso il parco di Cormano, se vi ricordate questo posticino. Poi tra l'altro, se devo dire la verità, non è che mi piacciono molto queste strutture, quasi quasi manderò una letterina all'assessore dove gli propongo una struttura come si deve, vediamo se mi risponde. Casomai mi dovesse rispondere vi aggiornerò. Intanto vi ho portato un ospite speciale, chi è che abbiamo qui? Grande gaggino. Finalmente ci vediamo, che fine ha fatto? Mi sono chiuso in casa e ho continuato a mangiare. Ma infatti si vede che è ingrossato parecchio, cavolo, rispetto a sono arrivato prima. A pesare anche 100 kg, eh. Anche a 100 kg? Yes, da 86 sono passato a 100 kg in 3 mesi. Si tolga la maglia, vediamo questi 100 kg. No, di già, cioè, vuoi far sfigurare? Va bene, me la tolgo. Tolga. Cavolo, 100 kg, l'ultima volta che ho registrato con te pesavi 85, mi ricordo, quando abbiamo fatto... Esatto, quindi ragazzuoli, mi raccomando, abbiate pietà nei commenti, so di essere diventato un po' più cicciotto, però... Ma infatti... Cerchiamo di mettere più massa muscolare possibile. Va bene, infatti volevo vedere come sei messo con le skills o anche con le basi del calisthenics con questo peso. È un video per sfottere, quindi... Ok, va bene. Comunque le ho portato la bilancia per vedere effettivamente quanto pesa, così almeno dimostrerò agli altri ragazzi... Questa se pancetta veramente arriviamo a 100 kg. Non ci credi a questa pancetta? No, ci credo. No, vai, infatti vediamo. Si vede che anche di braccia, quanto è di braccia adesso? Adesso 44. Inghia, sono grandi, cavolo. Ok, signorino Dan, pesiamo il suo peso. Vediamo quanto dice la mia bilancia sulla testa anche. Oh, vabbè, dai, 100, dai. Scendi un attimo. 99,99, sì, dai, siamo vuoto, a 100. Non ho fatto colazione prima di venire. Ah, ok, allora va bene, abbiamo iniziato già la dieta comunque. Ok, intanto inizi pure a scaldarsi, iniziamo con i primi test e noi tra poco iniziamo. Incrociate le dita per me. Esatto. Signorino Dan, la forza di tirata, il famoso front lever. Prima di partire io volevo ricordare i ragazzi che l'ultima volta che l'avevo testata aveva tenuto quasi one leg advance, quindi vediamo se riusciamo a tenere one leg in generale con 100 kg di peso. Certo gaggino, proviamo. Fossi letto le scarpe per il front, che già sono zavorre. Il telefono ce l'ha da mezzo chilo? No, ok, allora va bene. Ricordami gentilmente larghezza delle, sì? delle mani. Va benissimo così. Così? Sì, esatto. Okay. Braccia tese, l'impugnatura ovviamente meglio col pollice in su, giusto? Dai più pressione con gli avambracci, sì. Metto in posizione. Stendi una gamba e scendi giù sul culo, vai blocca. Ah, ok. Come va? Ho sentito qualcosa scrocchiare. No, ti dico, pensavo molto peggio. No, va bene. Comunque anche io pensavo peggio. Hai perso un po' il sedere rispetto alle volte precedenti. Cerca di tirare un po' più su. Provalo ancora. Non avendolo allenato proprio, cioè non sono abituato a tirare sul sedere quando scendo. Però ci sta tipo salire e poi piano piano abbassare. Esatto. Accelera un po' la discesa, cerca di non abbassare il sedere, manda un po' il bacino in avanti. Ok. Cerco di sfruttare tutta la forza del dorso. Ci provo. Mm-hmm. Dalla candela e poi scendi e blocca sul bacino. Meglio. Dai. Ah, un 2 secondi rispetto ai primi che stavi quasi sui 10. Anche mezzo secondo con questo peso soddisfacente. Va bene, dai, bene, bravo. Un po' male l'addome e il dorso, okay, però. Ok, riposati un po' perché le chiederò un'altra skill di tirata. Ok, signorino Dan, prossimo esercizio, muscle up, quello esplosivo alla sbarra. Vediamo se ce l'ha ancora perché mi ricordo che l'altra volta le faceva tipo 6 o 7. Può creare un po' l'oscillazione. Una oscillazione, sì, vediamo. Sì, va bene. Trazione esplosiva. Transizione. Oh, scende, si riposi. Shakeri le braccia, riproviamo ancora una volta. Da 85 a 85 kg ne faceva tipo 7. Vabbè, come se fosse un muscle up zavorrato di 15 kg. No, ma infatti, fa tanto, li sente questi muscle up. Fase di transizione sì. Cavolo, 15 kg fa tanto comunque, sì. Ma qual è il tuo obiettivo dopo? Scendere di peso a definirti? Allora, conta che io sono alto 1,90. Sì. Adesso sono un HP più 10, perché devi fare 1,90, meno 1 metro e 90 kg, peso forma. Ah, ok. Ho aumentato con la massa muscolare, ma anche ovviamente con la massa grassa, fino a 100 kg. Mm-hmm. L'obiettivo poi è aumentare più massa muscolare possibile, ovviamente mettere su più massa muscolare possibile, poi fare una bella definizione come si deve. E
arrivare bello tirato tra i 90 e i 95 kg. Ah, cavolo. E quanto tempo ti ci vorrà per arrivare al tuo step finale? Beh, lo step finale non ci si arriva mai praticamente. Sì? Ah, ok. Diciamo che l'obiettivo è quello di essere tutto massa muscolare, quindi bello definito, tra i 90 e i 95 kg. Poi okay, migliorare okay. qualitativamente, essere sempre più rotondo, è quello l'obiettivo. E vabbè, lì diciamo che è sempre un lavoro costante. Ma c'è un obiettivo a breve termine, tipo entro due mesi, entro un tot voglio raggiungere? L'anno prossimo fare una gara, la mia prima gara di bodybuilding, e in questo caso come man physique, però ovviamente in una federazione natural. Ah, ok, sì, sì. Sennò già il natural... Sennò starei 120 kg. Infatti. Ok, si prepara intanto per il secondo muscle up. Ho provato a cambiarlo, convertirlo sul cali, invece non ce l'ho fatta, vuole fare gare di bodybuilding. Mi piace più sviluppare massa muscolare, sì. Qua, dai, cattivo. Oh, dai che c'eri quasi. Forse ho lasciato andare le gambe troppo. Sì, hai perso un po' le gambe in avanti, cerca di tenerle più giù, ecco. Forse mi sto dando fin troppo slancio. Riprovo. No, era senza slancio. Senza è difficile. Cioè, no, senza tantissimo slancio. Concentrati. Dai. Oh, dai, chiudilo. Ce la fai farne un altro da sopra? Da sopra. Crea l'oscillazione in avanti e poi fai subito un altro. Ragazzi, come trema la struttura. O è lui che è talmente possente così o è la struttura che sta cedendo? No. Ok. Anche perché mi sa che non sono sceso giù come si deve. Tra un po' questa struttura va via, raga. Farò la proposta all'assessore comunque. No, bravo, non è male. Sei un po'... Devo riprendere sia la tecnica che la forza, soprattutto nella parte della transizione. Noto la differenza rispetto a prima, da 15 kg in meno da adesso. No, ma vi dico, anche fare le trazioni normalmente. Vai. Cioè, sento proprio più fatica. Dove senti fatica? Le braccia o il dorso proprio? Avambraccio e dorso, sì. Proprio l'ultima parte qua sento più fatica. Cioè, come se fossero dei veri e propri pull-up zavorrati. Però dai, sono comunque... Dai, va bene. Cioè, nel senso, è tutto messo in conto, quindi è normale. E invece se ti chiedo un esercizio un pochettino avanzato, fare solo l'isometria di chin-up libero. Parti con due braccia, così sopra, e stacchi uno. Solo isometria se riesci a tenere in presa supina. No. Parti già con tutte e due le braccia prima. Ok, poi stacca uno. Senti tanto? Cado subito giù. Prova con l'altro. Vi ricordate che l'altra volta aveva quasi chiuso l'hop con 15 kg? Vabbè, fa tantissimo l'hop se si parla di quello. Prova a farlo partendo dal basso. È più, vabbè, lì è piuttosto se vuoi provarlo. L'altra volta mi ricordo che hai fatto lo sblocco e sei arrivato a 90 gradi, tipo l'hop 90 gradi e poi hai fatto. Sblocco. Già tanto riesco a stare appeso. Sei proprio al mio livello. Ora sai come ci si sente essere Gagi Yatrov nell'OAP. No, solo che peso 76. No, non salivo proprio, cioè mi sbilanciavo un attimo ma non partiva. No, va bene così. E invece nei dip come sei messo? Vuoi provare qualche dip? Ma penso comunque abbastanza bene. Magari non su queste magnifiche parallele ma su quelle. Contando che comunque è un esercizio che inserisco anche nelle mie schede di allenamento, qualche volta anche zavorrato. Dipende se a inizio workout oppure fine. No, va bene, nei dip stai spingendo. Sì, questo ce li ho. Nella tirata fai molta più fatica. Effettivamente, cioè, penso a 20 ci arrivo. A 20 non lo so, vedendo il peso. Vediamo, fai provare. Secondo me siamo sui 12, però vediamo. Se riesci ad arrivare a 15 già per me è tanta roba. A 85-86 kg di pull-ups di fila, era 26-27. Ah, ok. Anche nel video di Tomasin mi sembra di aver chiuso. Sì, ricordo. Poi, ovviamente l'ultima magari, non so, erano un po' scalciate, però comunque le 20 le superavo facilmente. Secondo me arriverà non più di 15. Proviamo. Però vediamo, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gambe tese, 10, 1, 2, 3, 2, ok. Cioè, se no cominciavo a scalciare. Sì. 12. No, ma va bene. Peggiorato tantissimo, uno schifo totale. Ma perché se il tuo obiettivo è mettere su massa, è difficile ovviamente migliorare sulle cose che stavi allenando prima. Perché alla fine devi scegliere o fai questo o fai l'altro, perché ti va a compromettere. Penso che sia proprio... È un'arma a doppio taglio. Direttamente proporzionale al mio aumento di peso e l'aumento nel far schifo in cali. Vabbè, a meno che non punti sulle zavorre, quello puoi farlo. Trazioni zavorrate e dip zavorrati, tralasciando ormai le skills. Però anche lì farlo. Comunque tecnica specifica per la forza. Sì, anche lì ovviamente.
ovviamente, però lì c'è già gente grossa anche dai 95 ai 100 kg che fa carichi alti. Quello non c'è la panca farlo. Piana nel calibro. No, no, purtroppo no. Mi piace aver testato i miei massimali almeno in trazioni. Dai, va bene. Pensavo a 15 di arrivarci, ma forse da fresco 15 ci arrivo. Quindi prossimamente non diventi più uno schillatore, da schillatore passi a zavorratore, quindi ti aspetto alla gara Strength War. Per strapparmi il petto sulla dip. Dai, va bene. Intanto, vabbè, vedo che sei stanco, ti recovero un po'. Veramente schifo oggi. No, dai, ma è normale comunque, sei giustificato. Come mi giustifico io col peso nelle gare, te puoi giustificarti nel tuo. No, ti senti proprio più appesantito, cioè. Ma infatti non le chiedo troppi sforzi fisici, ho chiesto solo qualche test, perché già sapendo che è bello pesante, non li faccio il test come faccio di solito. Proprio a livello psicologico, cioè riprendere a fare questi movimenti, ti senti proprio incapace all'inizio. Cioè, per me che ho stoppato più o meno 4 mesi ormai col corpo libero. È tanto, cioè, riprendere un attimino mi sembra proprio di non saper fare il muscle up, proprio la tecnica, capito? No, no, ti posso capire che quando anch'io stoppo certi esercizi di tirata, di solito, quando riprendo mi sembra proprio di partire da zero, anche se magari peso più o meno lo stesso. Dai, vai tranquillo, quando vuoi ti do un po'. Hai ragione, infatti ne ho bisogno, grazie. Che altro aggiungere? Cosa ne pensate del suo peso? Scrivetelo qui sotto nei commenti, dei suoi obiettivi, delle gare che vorrebbe fare. Consigliate qui sotto nel video se volete farlo diventare uno skillatore o farlo mandare a fare le gare di bodybuilding. No, no, mi sa che i calisthenics ufficialmente lo lascio a te. No. Mi dedico al bodybuilding. No, però comunque va ovviamente bene, provare certe cose, sperimentare, mi metto sempre in gioco, non è un problema. Però non mi arrenderò, un giorno riuscirò a convincerla a convertirsi sul calisthenics, sulle skills, sulla famosa planche maltese. Non mi arrendo. Che altro aggiungere? Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitelo. Grazie. Anche su Instagram. Grazie. Gli faccio a te, un po' Gaggino. Di pubblicità un po', quindi... La ringrazio. Seguitemi anche su Instagram e niente, grazie. Esatto. A te per il video. No, figurati. Per avermi un po' sfottuto. E va bene. No, comunque, aspetta, voglio vedere l'avambraccio anche, perché vedo che anche gli avambracci sono cresciuti un po'. Nel prossimo video, siccome sono un po' fermo oggi, voglio testarti a braccio di ferro comunque. Beh, va bene, va bene. No, comunque ti dico, proprio a livello di avambraccio sento già il tuo più forte del mio. Comunque no, sia. Dici, io sento la tua mano già più grossa rispetto a prima. 3, facciamo già una cosa un po' più forte. 1, via. Ah, ok, mi fermo. No, più che altro uno. Senti, sono freddo, sì. Nel prossimo video, magari quando sarò più caldo, più in forma, voglio provare a testarti anche la tecnica sfruttando un po' il peso del corpo. Comunque, ma infatti un po' di consigli me l'aveva dati un ragazzo che avrai visto che faccio spesso i video sulla pronazione, sul grip. Sì. Che saluto Thomas, una bestia. Niente, ti farò provare braccio di ferro allora. Ci sta. Niente, raga, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.